Invece il ponte sullo stretto era un cavallo di battaglia di Berlusconi. Ma guardi, il ponte sullo stretto ovviamente è una cosa di cui si discute, come lei ricorda, dal 1870 e forse chissà anche prima. Anche i romani ci avevano provato. Ci sono collegamenti? Ma appunto, ma forse anche i fenici, chi lo sa, i sumeri, non lo so, tutti quelli che transitavano nel Mediterraneo in tempi antichi, l'antica Gramagna Grecia, chi lo sa. Detto questo, io voglio dire che ovviamente nel mondo esistono collegamenti con ponti anche per tratti più ampi di quelli che dividono Messina da Villa San Giovanni. Noi culturalmente, politicamente, siamo sempre stati favorevoli a quel collegamento, all'alta velocità che, voglio ricordare, fu sbloccata dai governi Berlusconi e che deve essere giustamente un beneficio per il paese, non percorrere soltanto da Milano a Torino. Pian piano sta arrivando al sud con troppa lentezza, deve arrivare a Bari, deve arrivare in Calabria, cioè i collegamenti interni della Sicilia che giustamente si ricordava sono quelli davvero rimasti per molti aspetti al 1870. Quindi giustissimo dire che poi c'è altro, ma non è che se uno fa il ponte sullo stretto deve poi isolare Bari o affondare Catanzaro. Dopodiché la cosa è stata archiviata, lei ricorderà, finita la fase dei governi di centrodestra, governi di centrodestra, hanno chiuso anche la società, giustamente, che ci sta a fare la società del ponte sullo stretto che spendeva soldi se poi il ponte non si faceva. Allora, adesso condivido anche il fatto che Conte l'ha tirata fuori in un momento di difficoltà, perché i sostenitori del ponte sono di due tipi: quelli in buona fede che lo vogliono fare perché è una cosa che in teoria si può fare, quelli che lo usano ogni tanto come pretesto. Lei ricorderà che anche Craxi a un certo punto esiste. Quindi anche lei lo vede un po' come uno specchietto per Allolo, del ponte sullo stretto. Adesso sì, Rutelli, mi ricordo Rutelli durante la campagna elettorale contro Berlusconi del 2001, che andò anche lui a visitare un plastico. Allora, le voglio dire che oggi mi pare una trovata, però voglio fare una proposta. Ho visto che il ministro De Micheli ha detto che bisogna fare anche la pista ciclabile. Non ho capito se la pista ciclabile si può fare in caso di ponte o anche in caso di tunnel. Penso in tutti e due i casi, perché una pista ciclabile sia sopraelevata che sottomarina. Io propongo il servizio di Sebastiano Messina su Repubblica ci dice che in realtà le volevo spiegare sulla questione di pista ciclabile. Pare che esistano già sul Golden Gate, sul ponte di Brooklyn, sul ponte cinese e sullo Shimamani di Hiroshima. Quindi non è poi così. Ma scusi, la pista ciclabile è come una corsia di emergenza in più, che uno la potrebbe fare pure sull'autostrada, una corsia in più. Allora io propongo di poter autorizzare il transito sulla pista ciclabile dei monopattini che si possono acquistare con il bonus, perché mi risulta che già a Messina, a Villa San Giovanni, ci sia la ressa di gente che chiede di poter accedere col monopattino elettrico. Questa è la domanda alla De Micheli, perché il monopattino elettrico può andare sulla pista ciclabile, così col bonus che il governo ha fatto e la pista ciclabile l'Italia ha risolto tutto. Oppure si può fare una funivia orizzontale, questa è un'idea che dai grillini viene, anche una funivia orizzontale non è male, quindi attendo, anch'io mi recherò sul molo di Villa San Giovanni in attesa. Allora, no, non potete replicare perché dobbiamo di nuovo mandare un pezzettino di pubblicità e io devo salutare Alessandro De Nicola, che è stato con noi questa mattina e che adesso so che deve andare via, e quindi lo ringrazio moltissimo. Grazie De Nicola. Giulio Gambino, resti con noi ancora per 5 minuti e poi ti ritroviamo, ti devo fare una domanda al rientro, e poi avremo un nuovo ospite a proposito di investimenti, molto interessante. A dopo.